dedicata soprattutto a, come dire, dove l'importanza è l'aspetto didattico, perché mi aveva fatto questa idea di vedere come Rotella si sia rapportato proprio con la storia dell'arte e con i diversi personaggi della storia dell'arte. Quindi speriamo, questa dovrebbe essere veramente una mossa soprattutto per le scuole, anche di vari livelli, perché Rotella era molto interessato, come dire, non solo a se stesso, ma anche a quello che era successo in passato, a partire addirittura dall'arte classica, per arrivare proprio ai suoi contemporanei. E quindi è un po' un excursus dove attraverso i lavori di Rotella realizzati con il classico de Collage, ma anche con altre tecniche, come l'artipo, come le sovrappitture, lui, come dire, riattraversa secoli di storia dell'arte, quindi dall'arte classica, come dicevo, a Caravaggio, a Michelangelo, ai classici come Icarus e anche alle avanguardie, devo dire, avanguardie storiche da cui lui era attratto e anche stato influenzato, e quindi ci sono anche opere che riguardano il dadaismo, il surrealismo, ci sono opere dedicate ad artisti come Picabia, quindi anche diciamo, vede, come dire, attraverso il suo lavoro quello che gli altri prima di lui hanno fatto e quindi lo reinterpreta con il suo linguaggio. Quindi il suo lavoro è il filtro per leggere, è un filo Esatto, conduttore. sono modi diversi in cui si può leggere. È un'ottima occasione per vedere delle opere che non sono mai venute a Catanzaro perché abbiamo smontato la parte della collezione che è sempre stata in mostra qui, perché vogliamo rendere più vitale questo spazio. In questa maniera diciamo che noi possiamo dare la possibilità di portare anche altre opere e alternarci con la collezione permanente. Quello che voglio dirle è che nell'ultima sala è molto interessante perché addirittura lui si confronta a quel punto con i suoi contemporanei. Quindi, per esempio, c'è una decollage che lui stacca il manifesto di un'opera, di una, scusi, di una mostra di Sandro Chia, che quindi è proprio, diciamo, il suo contemporaneo. E poi ci sono dei giochi, c'è cioè, un riferimento alla Madeline di Andy Warhol, quindi è proprio un gioco di specchi, diciamo, che lui fa con se stesso, ma anche con i suoi colleghi, quelli passati e quelli presenti. Molto bene.